Ciao a tutti, oggi vi porterò con me a Tarros, un'altra località marina di Oristano, situata nel comune di Cabras, ed è importantissima per la presenza del sito archeologico compreso di scavi, rovine e reperti fenici romani. Termina con il promontorio di Capo San Marco, che ora vedrete solo da lontano, ma spero più avanti di poterlo visitare e di portarvi con me. A fine video, per gli amanti dello snorkeling e dei pesci, vedrete un riassunto fatto con la GoPro di circa 5 minuti, comprendente pesci e fondali della spiaggia dove ci siamo fermati. Tutto questo a soli 10 metri dalla riva, pensate un po', un vero spettacolo. Spero tanto che questo video vi possa piacere e vi lascio appunto alla visione di questo vlog. Mi sono appena comprato un cappellino. E la scelta è stata ardua, guardate quanti ce n'erano dietro di me. Questa è la spiaggia di San Giovanni di Sinis, compresa di torre, che si può visitare fin su e prosegue poi a destra. Dopodiché troviamo Fontana Meiga, mentre il promontorio che vediamo alla fine si chiama Torreseu o Torre del Sevo. Più avanti troviamo la spiaggia di Maimoni e andando ancora avanti Isarutas, Mariermi e così via dicendo. Ok, stiamo camminando, c'è un bel pezzo da fare, però vi porto con me a vedere le rovine e gli scavi archeologici di cui appunto vi parlavo prima. No, ma guardate che carino questo trenino, ci voglio salire anch'io sopra, è bellissimo. Questo arriva fin su, fino in fondo e vi porta appunto a vedere Capo San Marco. Ecco, ci stiamo avvicinando all'area archeologica di Tarros. Vi lascio tutte le indicazioni qui, tutta la dicitura che c'è scritto appunto in questo cartello, che è veramente interessantissima. Ecco, iniziamo a intravedere qualche zona archeologica, iniziamo a vedere qualche rovina, qualche scavo. Ovviamente io adesso questa registrazione l'ho fatta al di fuori della recinzione, però vedete in fondo si vede la guida turistica e appunto con una piccola cifra si può visitare tutto l'interno e guardate un po' quanta camminata c'è da fare, quanto c'è da visitare. In fondo si vedono anche le colonne. Insomma, è una zona veramente bella per i turisti, ma anche per i sardi, per chi non l'ha mai visitato, è davvero molto molto interessante scoprire appunto la storia che c'è dietro a queste rovine. Ma guardate l'immensità.
e saliamo assieme questi gradini, questi scalini fino ad arrivare alla torre. Fra poco ci sarà anche la mia ombra che vi saluta, ombra compresa di cappellino, che ormai non me lo staccherà più nessuno dalla testa perché mi piace tantissimo. Ecco, si inizia ad intravedere un panorama bellissimo. E questa è tutta la torre nella sua immensità. Guardate che meraviglia della natura, che cosa ha creato la natura, è fantastico, sembra una cartolina, sembra finto. Ecco, questa è tutta la stradina fino in fondo, vedete, adesso allargo la ripresa, fino a qui, questa è la punta di Capo San Marco. Quindi la prossima volta spero di riuscire a organizzarmi con zainetti e qualcosa di leggero sulle spalle, appunto perché non fa caricarsi troppo, e di proseguire tutto a piedi e portarvi con me a visitare appunto a Capo San Marco. Il panorama è mozzafiato, bellissimo. Siamo in altissimo! Ma guarda che colore! Camminando, camminando, abbiamo fatto il giro della torre e adesso fra poco vi mostrerò anche il panorama che si vede appunto dall'altro lato, sempre spettacolare, un colore che sembra finto, veramente, sembra dipinto. È sempre più in alto, bellissimo. Abbiate pazienza, mi sono fissata con questo trenino, prima o poi ci salirò. Eccoci arrivati nello spiaggione di Paros. L'acqua è bollente, bellissima. Tra poco mi tuffo. È
Dopo avermi visto in ogni angolazione, passiamo subito al pranzetto, riso, quinoa e polpo. Dopodiché mi gusterò in riva al mare questo buonissimo meloncino giallo. Non poteva mancare il gelatino, infatti adesso mi gusterò questa novità Gran Moro al Cocco dell'antica gelateria del Corso, un gelatino senza glutine con un sapore di cocco formidabile e il gusto del cioccolato perugina era veramente eccezionale. Questa che vedete riprodotta in miniatura si chiama Ifasonis, un'imbarcazione usata anticamente per la pesca negli stagni dell'Oristanese, realizzata con fasci di fieno fissata da corde di giunco e chiodi di canne. Originaria dei paesi di Cabras e di Santa Giusta, è considerata unica al mondo. Leggera, maneggevole, silenziosa e veloce, veniva utilizzata in passato sia per la pesca che per la caccia. Attualmente Ifasonis vengono utilizzati in occasione della regata di Deis Fasonis che si tiene la prima domenica di agosto a Santa Giusta. Thank you.
Eccoci nella strada del rientro. La nostra giornata purtroppo è giunta al termine, ma vi giuro, una delle migliori giornate di mare che abbia mai trascorso. Bellissimo. Poi salire sulla torre è stato formidabile. Il panorama da lì era mozzafiato. Bello, bello, bello. In conclusione, ovviamente, un gelato stratosferico. Buonissimo. E poi, guardate, io questo cappello me lo porterò anche a dormire, mi piace troppo, lo desideravo da anni così, una bellissima paglietta, mi ha tenuto la testa al fresco tutta la giornata, sono felicissima insomma, spero tanto di avervi tenuto compagnia, che questo videoblog vi sia piaciuto, vi auguro una buonissima giornata e ci rivediamo ai prossimi video. Ciao!